Può un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria continuare a lavorare come se fosse seduto alla scrivania del proprio ufficio? Grazie al progetto Telepresence Robot è possibile. Nato nel 2014 grazie alla collaborazione tra la Clinica San Raffaele di Sulmona, l'Università dell'Aquila, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, lo Shibaura Institute of Technology di Tokyo e il National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities di Tokyo, il progetto ha avuto lo scopo di studiare l'utilizzo, limiti e punti di forza del Telepresence Robot, un'apparecchiatura che consiste sostanzialmente in una staffa dotata di ruote sulla quale è montato un iPad. Quando è in funzione, sullo schermo compare il volto di chi lo utilizza. Attraverso la normale rete wireless è possibile far muovere il robot attraverso le stanze e regolare l'altezza dello schermo, mentre la telecamera trasmette le immagini delle cose e delle persone che si trovano intorno. Il microfono e il sistema audio consentono di conversare con chiunque si incontri. Questo garantisce all'utilizzatore una totale autonomia. È possibile controllare i movimenti del robot, l'accensione e lo spegnimento, senza dover chiedere ad altri di spostarsi o di muovere lo schermo come avverrebbe invece se si usasse una normale videochat. Lo scopo della nostra ricerca è quello di capire i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento come questo all'interno del percorso di un soggetto con grave disabilità come possono essere i nostri pazienti. E contemporaneamente vedere quali possono essere le modifiche e le implementazioni al fine di migliorare la qualità della vita e minimizzare contemporaneamente i costi. L'implementazione in questi casi è assolutamente necessaria. Si può intuire che uno strumento del genere possa influire favorevolmente nella vita delle persone con disabilità, in particolare nei soggetti mielolesi, ma ci potrebbero essere anche delle situazioni di cattiva accettazione di tipo psicologico, sociale, familiare. Ed è per questo che il nostro team è composto da varie professionalità che vanno da medici, ingegneri, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali, proprio affinché si possa lavorare in team e ottimizzare anche quelle che possono essere le modifiche che verranno apportate successivamente. Il progetto si avvia verso il completamento dello studio sperimentale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come ha spiegato il professor Pierluigi Beomonte Zobel del Dipartimento di Ingegneria dell'Aquila e responsabile del team di ricerca. Nei prossimi mesi miglioreremo il segnale di rete nel Ministero, aumentando la qualità del Wi-Fi ed eliminando le zone d'ombra. Sulla tabella di marcia è inoltre prevista la selezione di altri volontari per allargare la casistica. Un progetto in cui vengono riposte enormi aspettative, quindi, poiché consente di rimanere in contatto e mantenere rapporti interpersonali a distanza, consentendo così a persone con disabilità di aumentare la propria partecipazione sociale e di portare a compimento lavori e azioni che risulterebbero difficili a causa della propria condizione di salute. Superata la fase di sperimentazione, il robot Avatar potrà essere proposto a tutti coloro che potranno trarne beneficio. Ed è difficile immaginare tutte le situazioni nei quali potrà essere utile, come per esempio andare a bere una mostra, per chiacchierare con gli amici prendendo un tè o per godersi un tramonto dalla finestra di casa.